Professor Terracciano, ormai il suo nome è associato a, ad Anvu quando Anvu scende in campo con la formazione, lei è sinonimo di, di qualità e è una garanzia. Oggi abbiamo affrontato i rilievi su un incidente stradale, la seconda parte è particolare, ce la spiega? Sì, intanto è un onore per me collaborare con Anvu perché Grazie. è l'associazione più eh, datata e anche quella più presente nel mondo della polizia locale. Oggi eh, faremo una seconda fase che simboleggia proprio la seconda fase perché eh, il nostro processo penale, il procedimento penale eh, distingue due fasi, la fase dell'indagine dove la polizia è protagonista e poi il dibattimento dove la polizia non è protagonista, interviene perché deve testimoniare su ciò che ha fatto. Eh, gli operatori di polizia sono molto come dire, esperti, si preparano molto sulla prima fase perché è quella che li mette al centro eh, dell'attenzione, però molto spesso non valutano che esiste una seconda fase che poi magari interviene dopo anni, magari dopo quattro anni e dopo quattro anni gli operatori devono rievocare quello che hanno costruito nella fase precedente. Allora, oggi abbiamo eh, inventato una simulazione di un processo, eh, così vedremo quali possono essere le difficoltà che incontra l'operatore nel riferire ciò che ha fatto, perché tutto avviene nel confronto fra l'accusa e la difesa e quindi ognuna di queste parti cerca di eh, certo. portare l'acqua al suo mulino. E poi eh, abbiamo introdotto anche un elemento come dire, televisivo, perché eh, tutti guardano i film no, americani e si immaginano che il processo sia quello lì, invece in Italia è un'altra cosa. Però abbiamo voluto fare un confronto e vedere come eh, deciderebbe una giuria americana. Quindi abbiamo chiamato dei De ragazzi tue, sì. che sono esterni al mondo della polizia e che dovranno dare alla fine il loro giudizio. Così vedremo le due formule processuali. E In, e in questa fase, diciamo, montata a mestiere, lei farà la parte del giudice sì. facendo una battuta. Che giudice si sente? Clemente? <ride> allora io rischio di essere un giudice di parte okay, perché c'è il tifo per la polizia, certo. però il giudice deve essere, come dire, al di sopra delle parti. Certo tant'è che io non ho voluto vedere gli atti di questo procedimento perché deve è essere giusto. come succederà esatto. nel processo poi naturalmente il giudice nel nostro processo è diciamo al centro nel processo americano invece dirige le, i lavori ma poi tutto decide una giuria va bene okay, noi, quindi... noi siamo ansiosi di conoscere il verdetto <ride> finale allora, bra allora hai detto la parola giusta allora Verdetto che viene usato dai giornalisti sì. è tipico del processo americano. americano esatto. Perché il verdetto è un provvedimento immotivato: okay. la giuria dice per me è colpevole, punto. Invece in Italia i provvedimenti devono essere motivati, le sentenze devono certo. essere motivate e quindi si chiamano sentenze, non verdetti. Perfetto, va bene. Professore, bene, grazie, buon grazie lavoro. Grazie, ci sì, vediamo. Grazie. Eh. Ecco, siamo con Paolo Girotti e abbiamo assistito oggi a un, un evento particolare che Ambu eh, ha voluto testare per la prima volta, portando in scena una, una fase di rilievo su un incidente stradale che poi sfocerà in una seconda parte dibattimentale in aula. E qual è il tuo ruolo in, questa, diciamo, in questo processo simulato e, e perché? Allora, il ruolo oggi era stato studiato per far emergere quelle che sono le attività soprattutto difensive nei casi di incidenti stradali. Quindi la sostanza era cercare di mettere a confronto. Gli atti fatti redatti dalla polizia locale, con un'analisi critica effettuata a posteriori da chi dall'altra parte, quindi dalla parte della difesa, deve comunque cercare di sostenere l'innocenza o la non colpevolezza del, del proprio assistito. Quindi, abbiamo cercato di far emergere tutte le criticità che possono portare nella fattispecie a una inutilizzabilità. O a una nullità di un atto redatto dalla polizia locale, vuoi per mancanza di redazione nella forma corretta, vuoi per altri meccanismi, e che sono sostanzialmente eh, le criticità che eh, fanno emergere certo. le difese nel momento in cui vanno e fanno l'accesso ai nostri atti e cercano di trovare un, un qualche cosa che effettivamente nella forma più che nella sostanza eh, può essere non corretto sotto certo. il profilo della redazione. Quindi abbiamo badato sostanzialmente proprio molto alla forma, se possiamo dire questo abbiamo badato alla forma degli altri. Noi siamo curiosi soprattutto di vedere come riuscirete a convincere la giuria che sappiamo è formata da ragazzi e dobbiamo, dobbiamo convincerla giusto? Sì, oltre al discorso dell'aspetto formale che abbiamo analizzato stamattina ci sarà un aspetto tecnico, certo. oggi pomeriggio quindi il consulente che si occuperà proprio della parte sostanziale quindi della ricostruzione cinematica eh, per far sì che eh, oltre a, al fatto di sostenere la nostra tesi analizzando gli atti fatti dalla polizia comunque giudiziaria intervenuta in quel momento anche l'analisi certo. fatta con l'apposita attività difensiva certo. dal consulente di parte che in questo caso ha pari dignità a quella che l'accusa certo. va bene Paolo, grazie ti auguriamo grazie. buon lavoro e bocca al lupo <ride> grazie a te Ok, Davide Golfieri, grazie e benvenuto in Anbu. Anbu ormai quando parla di formazione e fa il, il tuo nome per noi è sinonimo di garanzia, ci sei gli eventi sono riconoscibili dappertutto, tutti eh, riconoscono la, la qualità e quest'anno oltre alla qualità abbiamo messo anche delle innovazioni. Abbiamo parlato con i relatori che hanno lavorato con te su questa seconda fase che mh, vedremo adesso nel pomeriggio che dopo una prima fase eh, di ricostruzione del rilievo andremo a vedere in aula il dibattimento e che cosa succederà. Cosa ci puoi dire tu a, a me? Allora, posso dire che sicuramente è un esperimento, ci abbiamo pensato molto prima di metterlo in essere, ed è, è un esperimento nel quale la mattina proponiamo gli aspetti giuridici e il pomeriggio cerchiamo di fare un collegamento con quello che poi avviene una volta che noi abbiamo fatto i nostri per atti. Per dimostrare quanto siano importanti. Quando anche... sono importanti per dimostrare anche di come certe volte, se facciamo le cose superficialmente, dopo certo. questi atti diventano inutilizzabili. Certo, certo, abbiamo saputo anche che ci sarà una giuria, e un po' all'americana, ci diceva anche Terracciano. Quindi anche un po', eh, no? un po' diversa dal processo italiano, quindi per capire anche la differenza tra. S sicuramente la differenza, ma rimane però un fatto che le persone presenti a questo dibattito potranno rendersi conto e farsi una loro opinione anche della situazione, oltre a certo. quelli che fanno parte della giuria. Certo. Abbiamo fatto apposta proprio per, per far capire come funziona e, e anche sì. per dare più coscienza nel momento del rilievo. Perfetto permettetemi anche di, se posso di ricordare un attimo anch Raffaele, sì. anche Raffaele Chiang perché è certo. stato un grandissimo certo. maestro e oggi proprio è stata una giornata particolare la giornata è tutta dedicata a lui e siamo esatto. tutti con lui grazie mille, buon lavoro, Arrivederci, è sempre un piacere, ci vediamo